Bentrovati con questo nuovo video e vorrei parlare dei due pulsantini che sono presenti sotto il pulsante del PTT. E questi due pulsantini possono essere programmati per svolgere alcune funzioni e si programmano da software, ovviamente. Allora si apre il programma e si va ad espandere la cartella Basic Setting. Su questa cartella troviamo il pulsante Key Setting. Lo proviamo. Ecco, e qui ci sono i due pulsanti Side Key 1 che si trova sulla parte più alta, più vicino al pulsante PTT, e il side key 2 che si trova sotto. Allora, ognuno di questi pulsanti svolge funzioni diverse a seconda se viene premuto brevemente o a lungo. Allora, possiamo assegnare a ogni pulsante una funzione diversa. Basta andare, cominciamo col side key 1, questo. Allora, con una pressione prolungata possiamo fargli fare tutte queste cose. Naturalmente una. Per esempio, possiamo fargli accendere il ricevitore FM8808, ecco, radio, premendo lungamente il pulsante. Premendo il pulsante in maniera breve, possiamo per esempio fargli fare la funzione Vox. Stessa cosa vale per il pulsante inferiore. Anche qui basta scegliere una delle funzioni disponibili per la pressione prolungata e l'altro per la pressione corta. Tutto qui si chiude. E ovviamente si trasferisce la programmazione fatta con uno dei due pulsanti come nel video che avevo fatto precedentemente. 73 a tutti da Italia Uniform 5, Lima, Charlie Lima.